Salve, sono mancato? No, perché lo chiedo io, eh? Non lo so perché lo chiedo. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande, come si suol dire, quindi vediamo un po'. Andiamo subito al nocciolo del discorso che già avete sentito, immagino. L'Italia ha tradito gli alleati? No. Ok, il video è finito, grazie mille, arrivederci. Non vi basta? Più lungo? Un po' più lungo, va bene. Quindi, ne parliamo dopo la sigla, che la sigla non c'è. Allora, in che senso l'Italia ha tradito gli alleati? Si dice, gente che non pensa, o se pensa, pensa male, non lo so, secondo me non pensa, dice che l'Italia all'inizio della prima guerra mondiale e alla fine della seconda ha tradito gli alleati. Benissimo, vediamo un attimo un po' come stanno le cose mettendo i puntini sulle i. Ma partiamo dal principio. Il 24 maggio 1915 l'Italia entra in guerra a fianco di Francia, Russia e Gran Bretagna, dichiarando guerra appunto all'impero austro-ungarico, che però ci taccia di essere dei traditori perché eravamo alleati. Che eravamo alleati dell'impero austro-ungarico è effettivamente vero. Dal maggio del 1882 l'Italia era alleata di Germania, impero austro-ungarico, però allo scoppio della prima guerra mondiale, luglio 1914, l'Italia ritiene di non dover per forza entrare in guerra per via dell'articolo 4 del trattato della Triplice Intesa. Cosa dice questo trattato? Andiamo a vedere. Nel caso che una grande potenza non firmataria del presente trattato minacciasse la sicurezza degli stati di una delle altre parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò costretta a farle guerra, le due parti si obbligano ad osservare verso la loro alleata una neutralità benevola. In questo caso, ciascuna di esse si riserva la facoltà di prendere parte alla guerra, se lo giudica opportuno, per far causa comune con il suo alleato. Tradotto in italiano, se qualcuno minaccia o dichiara guerra a Italia, Austria o Germania, gli altri devono rispettare una neutralità. Se gli conviene, entrano in guerra a fianco a loro. Il 28 giugno 1914 a Sarajevo, in Bosnia, viene ucciso l'erede al trono d'Austria. Il 23 luglio l'Austro-Ungheria manda un ultimatum alla Serbia, colpevole dell'attentato, di aver favorito l'attentato in pratica, costringendo in pratica alla guerra. Quindi l'Austria-Ungheria attacca la Serbia. In quei 25 giorni, 28 giugno, 23 luglio, gli austriaci, oltre che per un generico ci state o no, partecipate voi oppure no, non ci hanno fatto sapere niente, non ci hanno consultato, non ci hanno detto niente. E qua veniamo ad un altro articolo della Triplice Alleanza, il numero 7. L'Austria-Ungheria e l'Italia, non mirando che al mantenimento, in quanto possibile, dello status quo territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire qualunque modificazione territoriale che potesse portare danno all'una o all'altra delle potenze firmatarie del presente trattato. Esse si comunicheranno a tale scopo tutte le informazioni suscettibili di illuminarle mutuamente sulle loro proprie disposizioni, come quelle di altre potenze. In ogni modo, nel caso che, in forza di avvenimenti, il mantenimento dello status quo nelle regioni dei Balcani o delle coste ed isole ottomane nell'Adriatico e nel Mare Egeo divenisse impossibile, e che sia in conseguenza dell'azione di una terza potenza, sia altrimenti l'Austria-Ungheria o l'Italia, si vedessero nella necessità di modificarlo con un'occupazione temporanea o permanente da parte loro, questa occupazione non avrà luogo che dopo un preventivo accordo fra le due potenze, fondato sul principio di un compenso reciproco per qualunque vantaggio territoriale o d'altra natura che ciascuna di esse ottenesse in più dello status quo attuale, e che dia soddisfazione agli interessi e alle pretese ben fondati delle parti. Ossia, detto in parole povere, se qualcuno, soprattutto Italia o Austria-Ungheria, che sono le due maggiori potenze interessate alla zona, volesse fare qualcosa nei Balcani, ne deve prima informare l'alleato per qualsiasi cosa. Quindi,
L'Austria ha dichiarato, ha mandato l'ultimatum alla Serbia. Sì. L'Austria ha chiesto all'Italia cosa ne pensava in quei 25 giorni? No. Quindi Austria, t'attacchi! Poi, da come si è passati dalla neutralità all'entrata in guerra, quella è una storia molto molto lunga che va sotto il nome di interventismo, è troppo lunga, non la voglio raccontare, è troppo lunga. Riassumendo molto, facciamo moto popolare. Per moto popolare siamo entrati in guerra contro l'Austria-Ungheria. Molto riassunto. Ma allora, perché abbiamo firmato quel trattato? Abbiamo firmato quel trattato per essenzialmente due motivi. Numero uno, un'iniziale ammirazione verso la Germania, che nel 1914 si era anche modificata in paura verso la Germania, e perché eravamo soli. Eravamo totalmente soli e fuori dal mondo. Eravamo talmente soli che nel 1881 la Francia, armata a mano, con azione bellica, si prende Tunisi, ci ruba Tunisi, che era già sotto il mirino italiano per quanto riguarda la colonizzazione. Poi erano anche al 1800, al 1881. Da 20 anni, diciamo, era alleata con un trattato commerciale. La stavamo puntando per quanto riguarda la colonizzazione e ci stavamo andando leggeri. Vediamo cosa si può fare, non facciamo la guerra, andiamoci calma, calma, calma. I francesi arrivano e armata a mano ci levano da sotto Tunisi. Questo rimane nella storia italiana come lo schiaffo di Tunisi o la beffa di Tunisi. E in più Papa Leone XIII stava cercando di interpellare ambasciatori esteri per ricostituire armata a mano, tramite un'invasione del territorio, lo Stato Pontificio. E noi eravamo totalmente soli e l'alleanza con l'Austria-Ungheria, grande potenza cattolica, effettivamente ci poteva tornare utile. Ecco perché. Ma generalmente fra austriaci e italiani c'era odio. Praticamente si odiavano. Allora, gli italiani prendevano gli austriaci come gli oppressori, come gli impiccatori dei patrioti. Trento e Trieste erano ancora austro-ungarici e noi li consideravamo territorio italiano strappatoci, e quindi non vedevamo di buon occhio gli austro-ungarici, ma manco gli austro-ungarici ci vedevano di buon occhio. Per far capire quanto gli austriaci ci volessero bene a noi, c'è un aneddoto. 1908, terremoto di Messina e Reggio Calabria. 100.000 morti, città distrutte, rase al suolo totalmente. Tutti ci vengono a dare una mano. La marina inglese e la marina russa in quei giorni sono in esercitazione nel Mediterraneo e sono fra le prime a intervenire. Poi arrivarono anche i francesi. E altre, il Montenegro per esempio, e altre nazioni piccolo o grandi a darci la mano, e tutto lo sforzo nazionale era concentrato là. L'esercito, la flotta era tutta là per dare una mano, perché effettivamente era una tragedia assurda. In quei giorni, disperazione totale, il comandante dell'esercito austriaco, leggo perché il nome non me lo ricorderà mai, Franz Conrad von Hotzendorf, scritto qua sotto, va dall'imperatore Francesco I Giuseppe e dice: invadiamo l'Italia, non avremo mai più un'occasione del genere. Sì, ok, poi non lo fanno, però il clima è quello, ci odiamo. Quindi l'Italia ha tradito l'Austria-Ungheria entrando nella Prima Guerra Mondiale? Secondo me no. Di fatto, da quello che abbiamo letto e da quello che l'impero austriaco non ha fatto, se ne fregava altamente del parere dell'Italia e degli interessi italiani. Certo, fra alleati non è che c'è sempre che ci si vuole bene, però almeno i trattati si rispettano. Discorso simile ma diverso si può fare invece per la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, il 22 maggio del 39 Mussolini e Hitler firmano il patto d'acciaio, che è un patto sia offensivo sia difensivo. Leggo:
E quindi per capire un attimino, leggo l'articolo 3 del patto. Se malgrado i desideri e le speranze delle parti contraenti dovesse accadere che una di esse venisse ad essere impegnata in complicazioni belliche con un altro o con altre potenze, l'altra parte contraente si porrà immediatamente come alleata al suo fianco e la sosterrà con tutte le forze militari, per terra, per mare, per aria. Mi preme ricordare che questo patto è firmato nel maggio del 39. Questo vuol dire che quando Hitler firma questo trattato ha già tutta l'intenzione di fare la guerra alla Polonia. Già aveva annesso l'Austria, già si è preso un pezzo di Cecoslovacchia, forse probabilmente non sta già pensando alla Francia, ma è di sicuro nei suoi piani. E di tutto questo l'Italia non ne sapeva niente. In più l'Italia, dopo aver fatto la guerra ad Albania ed Etiopia e l'intervento nella guerra civile spagnola, tre azioni belliche andate tutto sommato bene, l'Italia è totalmente impreparata a un nuovo conflitto. Mussolini lo sa, ogni tanto vuole dimenticarsene, ma lo sa. Hitler non lo sa e ne viene informato, come si fa fra alleati, come noi facciamo con la Germania. Nel giugno 39, quindi un mese dopo più o meno la firma del patto d'acciaio, Mussolini manda una lettera a Hitler, cosiddetto memoriale cavallero, dicendo in parole povere: guarda, noi siamo a zero, non abbiamo più niente, non abbiamo più soldi, non abbiamo più armi, non abbiamo più cannoni, siamo a zero. Si dicono, si promettono di rivedersi ad agosto 39, però quell'incontro non c'è mai stato. Quindi Hitler lo sapeva che l'Italia non poteva partecipare a una guerra, però parliamoci che ci capiamo, fregava cacchi, mi devi aiutare, io mi voglio prendere il mondo, tu mi aiuterai, punto. Questa era l'idea tedesca, questa era l'idea di Hitler. Nel memoriale Cavallero c'era scritto che l'Italia, per riprendersi da tutte le risorse che aveva consumato nei tre interventi militari già effettuati, non sarebbe potuta entrare in guerra prima del 1942. Quindi siamo entrati in guerra 3 anni prima, almeno 3 anni prima di quando effettivamente potevamo. E questo durante lo svolgimento della guerra si è visto tutto. Però mi preme leggervi un altro articolo del patto d'acciaio. L'articolo numero 2. Qualora gli interessi comuni delle parti contraenti dovessero essere messi in pericolo da avvenimenti internazionali di qualsiasi natura, esse entreranno senza indugio in consultazione sulle misure da prendersi per la tutela dei loro interessi. Qualora la sicurezza o altri interessi vitali di una delle parti contraenti dovessero essere minacciati dall'esterno, l'altra parte contraente darà alla parte minacciata il suo pieno appoggio politico e diplomatico allo scopo di eliminare questa minaccia. Quindi il senso è lo stesso del trattato della Triplice Alleanza nella Prima Guerra Mondiale, ossia se vuoi fare qualcosa ci dobbiamo consultare. Hitler ha consultato l'Italia prima di fare la guerra alla Polonia? No. I tedeschi scoprono le carte a metà agosto. Fra 2 settimane invaderanno la Polonia, creando un gran putiferio a livello mondiale, e a noi, gli alleati, che in teoria ce l'avrebbero già dovuto dire pure prima del patto d'acciaio, almeno alla fine del patto d'acciaio, scoprono le carte allora. Galeazzo Ciano annoterà sul diario: ci hanno ingannato. E se lo dice Ciano che i tedeschi ci hanno ingannato e ci hanno buggerato, io alzo le mani. Tuttavia, nonostante gravissime lacune nel sistema difesa, sia a livello materiale sia a livello organizzativo, noi aiutiamo i tedeschi. Ricordiamo per esempio Betasom, il comando dei sommergibili atlantici italiani nell'occupata Bordeaux, l'Armir, l'armata militare italiana in Russia, sappiamo alla fine che ha fatto, il CAI, il corpo aereo italiano, che partendo da base in Belgio ha aiutato durante la battaglia d'Inghilterra. Oddio, aiutare in parolone perché la cosa è un po' più complicata, però c'eravamo, qualche bomba sugli inglesi l'abbiamo buttata pure noi.
tutto molto eroico, tutto molto bello, se non fosse che dopo anni di guerra col cappio al collo, soffocati, il 25 luglio del 43 il Gran Consiglio del Fascismo estromette Mussolini dalla sua carica. Praticamente i fascisti si fanno il colpo di Stato da soli e il re, capo di Stato, mette Badoglio al suo posto. Badoglio si accorge che continuare la guerra è inutile, se ne è accorto già prima molta gente, e l'8 settembre del 43 entra in vigore l'armistizio di Cassibile e da là il putiferio. L'8 settembre 43 i tedeschi fanno anche partire l'operazione Axie, ossia l'occupazione militare del territorio italiano, che era in preparazione da marzo. A marzo ideato, occupiamo militarmente l'Italia. A luglio Mussolini è stato dimesso, a settembre già si erano preparati. E su questo, e su questa operazione pure si vorrebbe aprire un capitolo a parte, perché per contrastare gli alleati in Sicilia i carri armati non c'erano, per aiutarci nel Nord Africa i carri armati e i fanti non c'erano, sti carri armati e fanti che sul fronte non c'erano, in Italia l'8 settembre appaiono come funghi. Va bene, quindi stiamo dicendo 8 settembre 43, un terzo dell'esercito italiano si sfalda, parte dell'esercito va a confluire nella Repubblica di Salò, parte scende al sud con il proprio re che intanto da Roma era scappato a Bari, e quindi gli alleati e le forze armate italiane co-belligeranti, perché poi diventeremo da semplice sconfitto, stato sconfitto, malamente sconfitto aggiungerei, a co-belligerante, grazie a Badoglio, che forse è l'unica cosa buona che ha fatto questa, e dall'8 settembre 43 al 2 maggio 45 si fa guerra. In Italia si fa guerra, una guerra fratricida, una guerra civile appunto, fratricidia, pesante e molto lenta. Quindi in quel marasma generale dire che l'Italia ha tradito l'alleato tedesco mi sembra un po' troppo, dire che non l'ha tradito pure, e quindi io mi terrei su un politico, caro tedesco, tu per anni hai fatto quel che te pareva, infrangendo trattati, patti, amicizie e tutto quanto il resto, io Italia ora faccio quello che mi pare a me. E quindi, signori della corte, che vi posso dire? E che vi devo dire? E che ve lo dico a fare? L'Italia ha tradito gli alleati? Secondo me no, ma si è lasciati ingannare da trattati di sottomissione mascherati di velata amicizia, ai quali, parer mio, ha reagito guardando gli interessi propri, gli interessi nazionali, fregandosene di queste pochezze intellettuali e umane. E qua forse qualcuno mi potrà dire, ma tu stai parlando di trattati, carte, che ce ne dobbiamo fare delle carte? Signori, un trattato d'amicizia fra due stati non è come quando voi andate al bar, parlate con l'amico, sì, mi fai questo, mi fai questo, mi fai questo, mi fai questo, vi stringete la mano e Italia 1. No, per niente. Un'amicizia fra due stati non è altro che un trattato firmato dove c'è scritto per ogni cosa, perché, per come, per quando e per cosa. Quindi se c'era veramente un'amicizia fra Italia e Germania nella seconda guerra mondiale, cosa che secondo me non c'era, nella mezza sottomissione, la Germania secondo me voleva esclusivamente avere uno stato vassallo, per come la vedo io, e fra Italia e Austria, che palesemente si odiavano, quindi c'è da dire che l'amicizia fra gli stati non esiste, l'amicizia fra stati si chiama trattato. E quindi questo è tutto, scusate se mi faccio vedere estremamente irato, però casini vari, lascio perdere. Comunque, se vi piace il video, mettete like, condividete, scrivetevi, commentate, fate quello che cacchio vi pare. Se credete che ho detto una cagata, scrivetemelo nei commenti, volentieri rispondo o correggerò la mia cagata che ho detto, può essere, può darsi.
Quindi questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Su cosa sarà la prossima? Non ne ho idea, a sorpresa. Ciao!